Ciao a tutti, oggi voglio proporvi la ricetta di un contorno, patate e finocchi sabbiosi, una ricetta veramente facile ma buona. Ci occorreranno 5 minuti per prepararla e poi la faremo cuocere in forno. Per fare il nostro contorno di patate e finocchi sabbiosi ci occorreranno 500 g di patate che io ho già tagliato a spicchi e lessato per alcuni minuti. Per la precisione, da quando hanno preso il bollo le ho fatte cuocere per 3 minuti e poi le ho scolate. Farà sì che le patate saranno morbide, ma non si sbricioleranno facilmente e ridurremo anche i tempi di cottura nel forno. Inoltre abbiamo due finocchi che io ho già lavato e affettato molto sottilmente, poi del grana grattugiato, del pan grattato, sale, pepe e un mix di spezie, per la precisione timo, rosmarino, salvia e aglio, e poi dell'olio d'oliva. Adesso prenderemo una ciotola abbastanza capiente e cominceremo a mescolare le due verdure con tutti gli altri ingredienti. Allora, adesso metterò le patate con i finocchi e darò quindi una prima mescolata. Poi aggiungerò un po' di grana grattugiato. Se vi piace potete anche sostituirlo con del pecorino grattugiato, però poi regolatevi con il sale perché chiaramente il pecorino è più sapido. Anche qui non ci sono delle dosi precise, è sempre QB, dipende dal vostro gusto personale. Poi aggiungiamo il pan grattato, le spezie di pepe e infine il sale. Adesso diamo una bella mescolata. Praticamente il nostro contorno è pronto, non ci rimane che metterlo in una teglia da forno, irrorarlo con dell'olio d'oliva e farlo cuocere a 190 gradi per una quarantina di minuti. Ecco il nostro piatto pronto per andare in forno, ripeto, 190 gradi per 40 minuti. Voglio dirvi che la teglia che sto usando ha un diametro di 24 centimetri. Se vi è piaciuta questa ricetta, scoprite anche tutte le altre nel mio blog Zucchero a Velo su Giallo Zafferano.